Bene, buonasera a tutti. Io intanto volevo ringraziare gli organizzatori di questo momento di scambio che ha i caratteri della biodiversità e della pluralità e quindi mi sembra una grande ricchezza. Tra l'altro vedo una grande risposta del pubblico, quindi questo è un buon segno. In modo particolare volevo ringraziare Eugenio Serravalle, che è un collega pediatra di Pisa, che è un po' la mia ancora di salvataggio, perché io vengo da Pisa quando le mamme mi chiedono un pediatra, e quindi lo ringrazio anche per tutto il lavoro politico che fa sul discorso dell'informazione e delle vaccinazioni in modo particolare, ma anche Roberto Gava, che ci offre tra le mille cose anche un'ancora di salvataggio con la sua opera di editoria specializzata in medicina olistica, in modo particolare per la medicina omeopatica classica, quindi pubblicamente lo ringrazio. Io devo necessariamente essere breve, quindi mi occuperò di darvi un po' di spunti di riflessione sulla salute animale, ma soprattutto sulla condizione animale, o su quelli che noi chiamiamo in modo del tutto arbitrario animali e da cui in qualche modo ci sottraiamo. Ho l'urgenza di farlo perché non abbiamo tempo, perché gli animali, mentre noi qui chiacchieriamo, vivono condizioni che forse molti di voi sanno, di estrema sofferenza, di estrema privazione delle loro libertà fondamentali, e quindi io li ho molto ben presenti. Tra l'altro vi ricordo che oggi 4 ottobre è la giornata mondiale degli animali, e quindi mi sembra una coincidenza da non trascurare, quindi il mio pensiero è rivolto a loro, perché se noi siamo qui a discutere in modo molto piacevole, lo dobbiamo anche al loro fardello che portano in modo poco noto e ben nascosto dai nostri occhi, per consentirci di stare qui nel nostro mondo ricco occidentale. Alcune premesse fondamentali. Come dicevano i miei colleghi precedenti, io non ho conflitti di interesse, perché quello che vi dirò non mi porta beneficio, anzi, diciamo, non mi crea popolarità. Non ho idee preconfezionate da difendere, non ho la verità in tasca, sono alla ricerca della verità e cerco la verità anche al fianco degli amici, parenti, fratelli, animali. Queste sono le premesse fondamentali. Cercherò di darvi alcune sollecitazioni su questi tre punti, cioè la nostra visione del mondo, la conoscenza diretta dei processi che coinvolgono la relazione con gli animali non umani e l'adozione di soluzioni concrete, cioè il passare dalle parole ai fatti. Volevo partire da questa considerazione, quindi, come in tutti gli approcci olistici, in modo particolare omeopatici, partiamo dal generale per arrivare al particolare. Partiamo da questo passaggio, di questo piccolo libro, di questo micro libro che vi invito a leggere, di Massimo Filippi, che tra l'altro è un neuroscienziato che si occupa di filosofia della liberazione animale, Natura infranta, che dice: di fronte a noi si profila una crisi ecologica dalle dimensioni inaudite. Noi continuiamo come se nulla fosse, nella folle speranza che prima o poi, come per miracolo, si presenterà un qualche rimedio che possa restituirci la capacità di dominare la natura, come abbiamo creduto di poter fare negli ultimi 10.000 anni della nostra presenza sul pianeta. Il rimedio però è indissolubilmente legato alla causa del male. E poiché come approccio omeopatico noi siamo molto legati alla ricerca delle vere cause, al chiederci sempre il perché una malattia si presenti proprio con quelle forme, con quelle modalità, in quello specifico soggetto, mi sembra doveroso citare un passaggio fondamentale del paragrafo 3 dell'opera fondamentale del nostro maestro Samuel Hahnemann, che dice: se il medico capisce la malattia, ossia sa che cosa si deve guarire nei singoli casi di malattia, se finalmente conosce gli ostacoli alla guarigione in ogni caso e sa rimuoverli affinché la guarigione sia definitiva, allora egli opera utilmente e radicalmente ed è un vero terapeuta. Il percorso che porta ad essere vero terapeuta è molto difficile e spesso non popolare, perché molto spesso, come diceva Freud, è più facile soffrire che cambiare.
Invece noi vogliamo cambiare e dobbiamo cambiare, abbiamo l'urgenza di cambiare, però per cambiare dobbiamo chiarirci su alcuni fatti e soprattutto dobbiamo chiarirci sulle relazioni della salute, che come abbiamo visto e come sappiamo è un fatto non lineare, è un fatto circolare, ecosistemico e quindi intercetta tutte le componenti del vivente, oltre le componenti della parte non vivente del nostro pianeta. La salute dell'umano e degli animali è strettamente collegata alla visione del mondo che l'umano adotta e quindi l'utilizzo della terra, la relazione con gli altri, e in questi altri includiamo anche gli animali non umani, e di conseguenza tutto quello che grazie a questa visione noi diciamo promuoviamo e perpetriamo nei confronti degli animali, quindi la sofferenza, la salute e di conseguenza quello che ci torna sotto forma per esempio di alimenti di origine animale. Per cui l'illusione che, no, che l'umano possa stare in salute senza considerare e affrontare la questione della relazione con gli animali è appunto un sogno facilmente smontabile, e io vi invito a prenderne coscienza e a cambiare. Per quale motivo? Perché noi stiamo adottando una certa visione del mondo in cui l'umano si ritiene dominatore del resto del vivente. E questa cosa è una delle possibili visioni del mondo, ma è la visione dominante, in cui appunto vi dicevo gli animali diventano vittime di questa visione antropocentrica, l'uomo al centro, dominatore del mondo, e di conseguenza utilizza gli altri diversi da sé per i suoi scopi fondamentalmente di tipo materiale. Allora io vorrei farvi brevemente, purtroppo non abbiamo tempo per approfondire, però vorrei partire dall'essere più improbabile, da quello che ha praticamente il minor valore economico oggi sul pianeta, quello che è considerato un oggetto. Tutti gli animali, sapete, anche giuridicamente sono considerati res, oggetti, quindi oggetti di proprietà, ma quello che proprio per il quale noi non riponiamo nessun valore né economico né spirituale né emotivo né simbolico, ovvero il pulcino. Mi sembra doveroso, per dare voce a chi non ha voce, farvi almeno vedere un passaggio di qual è il destino che noi riserviamo ai pulcini maschi, figli delle galline ovaiole, che in termine tecnico vengono sottoposti a macerazione. Esseri viventi che vivono un giorno solo e poi diventeranno farine animali che poi andranno a nutrire altri animali, tra cui cani e gatti, per i quali poi ci stupiremo che presenteranno patologie. Tutto questo è figlio di un nostro approccio agli altri animali, un approccio che definiamo specista, è l'ultima frontiera della discriminazione, e brevemente lo specismo è un pregiudizio o atteggiamento di prevenzione a favore degli interessi dei membri della propria specie e a sfavore di quelli dei membri di altre specie. Questo è Peter Singer in Liberazione Animale, un libro che vi invito a leggere, che ha aperto tutta la riflessione sulla condizione animale. Invece, sempre da Natura Infranta, un'altra definizione è che lo specismo è l'ideologia volta a giustificare, quindi a mantenere e a perpetuare, lo sfruttamento e l'uccisione degli animali essenziali alla stabilità materiale e simbolica della nostra società. In questo senso lo specismo è l'ideologia giustificazionista fondante l'attuale consorzio umano, è l'oppressione dell'altro in quanto tale. Cosa facciamo noi? Noi siamo una specie, l'Homo sapiens, che ha categorizzato il resto del vivente, e quindi, per sintetizzare, scusate la sintesi, abbiamo messo da una parte gli animali domestici, da un'altra gli animali selvatici e poi quelli con i quali noi condividiamo la nostra vita, gli animali sinantropici, che in genere consideriamo nocivi e che sterminiamo. Gli animali domestici li definiamo da reddito e li definiamo da compagnia. Gli animali selvatici li consideriamo quelli rari,
la tigre siberiana o l'ultimo tartarugo delle Galapagos, oppure gli animali selvatici comuni come la volpe, come il cinghiale, attualmente anche il lupo è molto in voga e che tendenzialmente, se possiamo, sterminiamo perché entriamo in conflitto. Invece di adottare un approccio ecologico, ecosistemico, olistico, preferiamo ovviamente un approccio allopatico e quindi sterminio. C'è un grosso problema che noi è quella parolina da. Quando noi utilizziamo animale da qualcosa, entriamo in un territorio di difficoltà, di problematicità. Tanto che gli animali d'affezione, cioè quelli che vanno a lenire fondamentalmente le nostre malattie dell'anima, non a caso gli animali si chiamano animali, li proteggiamo, addirittura il codice penale punisce chi maltratta gli animali o lo uccide, com'è la forma, per questioni di inutilità. Quindi se li uccidi per cose utili va bene, se sono inutili no. Mentre quelli da reddito li uccidiamo con un consenso sociale e con la protezione delle nostre normative italiane ed internazionali. Quindi sono entrambi esseri viventi senza, però hanno un diverso trattamento, almeno da noi in Occidente. Poiché ho visto che Assis si occupa anche di allevamento, mi sembra giusto chiarire alcuni punti, passare velocemente in rassegna cosa anche noi traiamo dagli animali. Noi sugli animali facciamo tutto quello che vi viene in mente di fare, noi l'abbiamo già fatto sugli animali, e quando lo facciamo sugli animali molto spesso lo facciamo anche sugli umani. Noi ci esercitiamo sugli animali per poi farlo bene sugli umani, e qui ci sarebbe un discorso lungo per il quale non abbiamo tempo di fare. In ogni caso, noi produciamo cibo e quindi c'è tutta la filiera complessa, complessissima degli allevamenti, trasporti, macelli, pesca, eccetera, pellicce, sport, cavalli, cani, caccia, pesca, eccetera, laboratori, ricerca, farmacologia, le feste, i famosi pali in varie parti d'Italia, gli spettacoli, i circhi, gli acquari, le corride, gli zoo, i pets, gli animali d'affezione, gli ecosistemi naturali. Non crediate che gli animali selvatici siano indenni dalla sofferenza. Noi stiamo sottraendo spazio vitale agli animali selvatici, molto spesso per allevare gli animali domestici cosiddetti da reddito. E infine, anche se numericamente sono in proporzione un numero ridotto rispetto ai grandi allevamenti, però mi piace citare, dobbiamo citare anche le famose fattorie della bile, cioè gli animali che vengono allevati come gli orsi della luna per produrre medicina tradizionale, in questo caso la bile per la medicina tradizionale cinese. Cosa chiediamo a dei bravi animali cosiddetti da reddito? Non esistono gli animali da reddito, è una bruttissima parola, vi invito a non utilizzarla questa parola, perché animali che nascono e vengono riprodotti per fare reddito per noi umani, molto spesso per produrre qualcosa di cui non abbiamo necessità, tra parentesi. Quindi vogliamo che vivano in poco spazio, vedete gli allevamenti intensivi di galline, di conigli, di maiali e così via, che mangino relativamente poco in modo economico, che abbiano bisogno di poche cure di manodopera, che non si ammalino, che abbiano un buon carattere, quindi siano docili, come tutti i soggetti allevati, che si riproducano velocemente, che producono molto e sempre. Quindi, in definitiva, cosa vogliamo? Vogliamo che sopportino tutto, che producono molto e bene e che non creino problemi, cioè che stiano in salute. Cosa che è un ossimoro, perché una persona che soffre, animale o non umano, prima o poi si ammala per segnalare che c'è qualcosa che non va. Io che lavoro in carcere, nel carcere dell'isola di Gorgone, dove alleviamo, dove ospitiamo animali insieme a persone detenute, penso e vivo questa affermazione che è molto vera: il carcere è in sostanza limitazione di spazio compensata da eccesso di tempo. Ok? Io non posso, frase tra l'altro pronunciata da Josef Brodsky, il premio Nobel della letteratura, io non posso non pensare alle similitudini, anche perché sono un omeopata, quindi lavoro sulle similitudini, con la condizione animale. Entrambi umani
e reclusi e animali allevati condividono la ristrettezza dello spazio, con la differenza che mentre gli umani hanno molto tempo, gli animali hanno pochissimo tempo, perché come avete visto dal pulcino che dura una giornata, forse anche meno, fino ad una mucca che potrebbe vivere 30-40 anni, invece spesso a 18 mesi viene portata al macello. Il problema è che i numeri sono talmente grandi che noi non ci rendiamo conto della vastità del fenomeno. È una cosa dalle dimensioni veramente impensabili. Si sta parlando di miliardi. Vi do un dato così al volo: ogni anno mandiamo al macello circa 60 miliardi di esseri animali, e sono quelli censiti dalla FAO. Immaginate quelli sotto banco o quelli per le macellazioni clandestine o familiari. È un numero impressionante, considerato quanti noi siamo oggi nel pianeta. Non abbiamo tempo per farvi vedere altre scene, vi invito en passant a documentarvi sul sito Viaggi Senza Ritorno, guardatevi il video degli animali, dei cavalli che vanno al macello dalla Polonia, che vengono macellati in Puglia a Bari, e vi capite e lì capite, prendete coscienza almeno in modo indiretto di come noi siamo dei soggetti da limitare. Noi dobbiamo essere limitati perché stiamo facendo danni. Va tutto bene? Sembra che vada tutto bene. Sfioriamo il problema. Non va assolutamente bene. Non va assolutamente bene perché, per avere una visione ecologica ampia, la questione animale intercetta alcune questioni fondamentali, cioè gli spazi del nostro pianeta limitato e finito, il cibo, l'acqua, l'energia, e non possiamo non pensare all'impronta ecologica che l'allevamento animale ha sul pianeta. Non entro nei dettagli, però voi sapete bene che per produrre un chilo di carne ci vogliono circa 15.000 litri di acqua e circa 10-12 chili di cereali. Non è sostenibile. Il pianeta sta diminuendo, le terre fertili stanno diminuendo, la popolazione sta aumentando, non è possibile continuare con questo ritmo. Vi faccio vedere un piccolo spezzone da un film molto bello che vi invito a vedere tutto, che è Samsara. Sapete che la parola sanscrita vuol dire l'infinito girare della ruota della vita, e affronta la nostra condizione in modo veramente ecologico, che penso sia un dovere proporvi. Bene, ovviamente le immagini si commentano da sole, e credo che ci spingano ad avere un approccio appunto integrato, a fare le connessioni. E io volevo porre due domande per concludere. Una è: come immaginare la salute degli animali se non risolviamo la relazione tra noi e loro? E secondo, un medico può curare pazienti, cioè esseri senzienti bisognosi di cure, un medico, nel mio caso veterinario, per poi contribuire a mandarli a morire in un macello in modo oggettivamente violento, seppur a norma? Io chiaramente ho fatto delle scelte, penso che una cosa fondamentale sia quella di passare da un approccio antropocentrico ad un approccio biocentrico, ecocentrico, ecosistemico, l'uomo in rete con tutti gli altri esseri viventi, dove dobbiamo condividere un percorso di compassione e di destino comune. Dobbiamo ridimensionare lo strapotere dell'umano e dobbiamo adottare appunto una visione di rete. Ci sono alcune letture sul discorso di informarsi, quindi riprendo le parole del dottor Serravalle. Qui sono alcuni libri, dalla giungla di Hepto Sinclair, non abbiamo tempo, devo andare veloce perché se no non rispetto, siamo già fuori. Liberazione animale di Peter Singer, Ecocidio, Le fabbriche degli animali di un caro collega torinese, su quello che capita negli allevamenti, industriali e non. Un'eterna Treblinka, il rapporto tra condizione umana e condizione animale strettamente collegata, e poi il famoso bestseller di Jonathan Safran Foer, Se niente importa, passando da Jeffrey Masson, lo psichiatra, lo psicoterapeuta, Chi c'è nel tuo piatto, fino al libro di Melanie Joy, che è un libro di una psicologa
perché amiamo i cani, mangiamo i maiali e indossiamo le mucche, dove spiega i meccanismi psicologici del fatto che noi facciamo discriminazioni di specie, fino ad arrivare all'ultimo libro molto importante, che è il Trattato di Biodiritto, che si occupa della questione animale, voluto da Stefano Rodotà e curato dal professor Luigi Lombardi Vallauri. La cosa fondamentale è che noi dobbiamo interiorizzare un concetto fondamentale, che gli animali non sono cose, gli animali non sono macchine, ma sono esseri senzienti, come dice il pluricitato trattato, articolo 13 del Trattato di Lisbona, per cui sono importanti in quanto esseri viventi, hanno, come si dice, un valore inerente, indipendentemente dai risvolti utilitaristici che possano produrre nel mondo degli umani. Questo l'abbiamo scritto nella Carta dei diritti degli animali dell'isola di Gorgona, che è il luogo più improbabile dove potevamo occuparci di questi argomenti. Vado veloce perché non abbiamo tempo, vi dico che tra le nostre scelte sull'impatto del pianeta, la scelta alimentare sul cibo è quella più immediata, quella che possiamo fare ora andando a mangiare le mele che sono offerte qui fuori e scegliere quando andiamo a fare la spesa. Questo è molto importante perché ha un impatto immediato e personalizzabile. Vi voglio citare en passant molto velocemente una recente ricerca di alcuni ricercatori italiani, Baroni, Berati, Candilere e Tettamanti, dove analizzano l'impatto, l'impronta ecologica di tre tipi di dieta, cioè quella vegetale, 100% vegetale, cioè vegana, quella onnivora e quella ovo-latto vegetariana, dove ovviamente si vede che l'impatto è molto diverso, addirittura quella vegetale impatta 4,5 volte meno rispetto alle altre. Non posso approfondire. Vi voglio leggere per finire una cosa molto interessante, scritta da David Coates, che è un biologo, che dice così: l'uomo non è forse un animale sorprendente? Uccide le creature selvatiche, uccelli, canguri, cervi, eccetera, a milioni per proteggere i suoi animali domestici e i loro pascoli. Poi uccide gli animali domestici a milioni e ne mangia la carne. Poi, questo a sua volta causa la morte di milioni di esseri umani, perché mangiare tutti questi animali porta a degenerazioni fatali, eccetera, della salute, come infarto, disfunzioni renali e cancro. E poi l'uomo tortura milioni di tanti altri animali per trovare una cura per queste malattie. E altrove nel mondo milioni di altri esseri umani vengono uccisi da fame e malnutrizione, perché il cibo che potrebbero mangiare è impiegato per ingrassare gli animali domestici. Voglio affidare un'immagine doverosa a questo agnello dell'isola di Gorgona, allevato dai detenuti, che è stato sgozzato sotto i miei occhi, perché l'ho accompagnato al macello qualche tempo fa, perché credo che noi possiamo veramente cambiare solo quando vediamo negli occhi morire un animale. E quindi mi piace questa frase del filosofo Adorno, che dice: Auschwitz inizia quando si guarda ad un mattatoio e si pensa sono soltanto animali. Vi lascio con questa frase di Schweitzer, che parla del rispetto della vita e che mi guida un po' anche nelle mie attività di persona del consorzio umano, anche di medico veterinario, che dove riflettere sull'etica dell'amore per tutte le creature in tutti i suoi dettagli, questo è il difficile compito assegnato al tempo in cui viviamo, e questo è quello che io volevo sinteticamente riferirvi. Grazie.